Capitano, una grande reazione in una partita veramente vissuta fino all'ultimo punto, purtroppo non è bastato per riaprire la serie, però comunque torniamo a casa veramente da questa reazione per affrontare poi al meglio la prossima fase della stagione. Sì, sicuramente dopo una prestazione così questa squadra meritava almeno di andare in gara 4, forse gara 1, gara 2 loro sono stati più bravi nei momenti decisivi, ma oggi dopo 2-0 per loro, 8-3, non abbiamo mollato, siamo rimasti con la testa alta. È entrato Francesco Sani con un grande energia e positività, anche Keita ha fatto una partita della Madonna, sicuramente meritavamo oggi di vincere, ma pallavolo è così, alla fine il quinto set è sempre un po' la lotteria che può andare da tutti e due parti, e alla fine loro 17-15 se non sbaglio, complimenti a loro. Noi la stagione non è finita e dobbiamo pensare avanti, perché challenge quinto posto è comunque importante per noi. Questa è comunque una squadra che ha dimostrato di non mollare mai, perché comunque non era da tutti avere una risposta del genere. Adesso comunque l'hai detto anche tu, c'è stato l'apporto anche di altri ragazzi, è tornato titolare Mosca, è entrato Sani, ecco, insomma, buoni propositi per poi arrivare alla prima partita del quinto posto nel migliore dei modi. Sì, sicuramente in questo playoff abbiamo dimostrato che tutti possono giocare, ma anche in diverse formazioni, un po' di infortuni, un po' di malattie che sono state, è entrato Keita come schiacciatore, oggi un po' schiacciatore, un po' opposto, è entrato Cesco che ultime gare non ha giocato tanto, ha dimostrato un livello altissimo, anche Mosca dopo un po' di tempo, dopo infortunio, un bel pallavolo davvero, è l'unica cosa che... No, ci sono due cose, quindi questa è la cosa positiva, è che la squadra non è mollata, è stata vicino a Perugia che sicuramente lotterà per i playoff, per il scudetto fino alla fine, solo questo è che ci porta adesso avanti.